Salve a tutti, siamo allo stand del coordinamento Free e ovviamente c'è il presidente del coordinamento Free, il professor Livio De Santoli, un amico e una persona appassionata. Allora siamo a K-Energy è la, diciamo, la separazione consensuale da Ecomondo, che ha creato appunto questa fiera tutta legata al mondo delle energie rinnovabili. Innanzitutto, la prima impressione, che ne pensi? Esperimento riuscito o no? Sì, assolutamente sì, anzi io avevo dei dubbi all'inizio, devo dire che avevo dei dubbi grandi, perché storicamente eravamo abituati a vedere insieme, no? I due aspetti. E probabilmente sta passando invece anche il vecchio presidente. Passano dei presidenti qua. Il nostro presidente onorario GP Zorzoli, accomodati. E quindi diciamo che invece vedere è il primo anno che si fa una cosa del genere, un bel po' di gente, Beh, e soprattutto di espositori. Gli espositori sono tantissimi. Quindi secondo me l'esperimento ha funzionato e avevano ragione loro, questa separazione consensuale forse era necessaria. Certo, hanno io sono anch'io nel comitato scientifico, no, di K-Energy, devo dire che anch'io in questa scelta ci ho trovato un po', diciamo, perché questa contaminazione con Ecomondo funzionava, a mio avviso, creava ulteriori elementi, ma è vero che ormai c'è bisogno di uno spazio anche a questo livello. E quindi senti, tu hai seguito, noi non abbiamo fatto in tempo perché siamo arrivati oggi, perché ieri eravamo a Roma per a Napoli per un convegno sulla geotermia, il giorno prima abbiamo partecipato insieme alla manifestazione sul super bonus. E anche tu hai partecipato, anche se poi hai dovuto mandare un messaggio per una questione di impegni, e la manifestazione è stata un grande successo. È stata una bellissima manifestazione, infatti grazie anche a questa manifestazione, come anche a quelle precedenti, ai documenti precedenti, no? Si sta cambiando rotta, già ci sono dei dispositivi di legge che piano piano hanno riaperto un po' le cose. Bisogna insistere però, perché non è finita quella storia là. No, io credo che per una volta si è creata una base anche sociale, che al di là, che non supera certo le associazioni di rappresentanza tradizionali, che mantengono il loro ruolo, ma questo movimento degli esodati del super bonus ha in qualche modo reso protagonisti proprio gli imprenditori, che devo dire che non, anche gli edili, con un nuovo approccio. Assolutamente sì. Diciamo che era troppo importante il tema per connettere insieme l'aspetto dell'energia con l'aspetto della società, l'aspetto sociale. E è vero che quello strumento, sto parlando del superbonus, deve essere migliorato, ma tutti abbiamo detto che deve essere migliorato. Il problema è che la decisione invece fatta dal governo era tranchant e fatta un po' con il macete, senza aver studiato prima, ecco, diciamoci la verità. Penso che stanno facendo un po' di passi indietro, di marcia indietro, quindi probabilmente anche grazie, c'era tantissima gente l'altro giorno, quindi non puoi non tenerne conto, stiamo invadendo qualche cosa che va non solo sul settore industriale, ma anche sul settore sociale, come dicevamo io. C'è tanta gente che ha tirato fuori i soldi suoi, di farsi casa. Poi se ci metti pure il discorso della freddezza nei confronti delle direttive europee sull'efficientamento energetico degli edifici, il cerchio si chiude. Anche lì dico una battuta solamente, là non è che lo Stato può stare a guardare, lo Stato deve intervenire. Già si è dimostrato che ogni euro che tu metti qualsiasi tipo di bonus, in particolare anche questi ultimi complicati, almeno metà ne ritornano indietro in termini di IVA, in termini di emersione del nero, quindi è già un vantaggio. L'altra metà lo deve mettere lo Stato. Perché? Perché è un processo di riqualificazione
di un comparto, quello del patrimonio immobiliare, che in Italia sta fermo da 40 anni. Sono infrastrutture, si chiamano infrastrutture, quindi c'è la necessità di investire in manutenzione e in ristrutturazione, e questo lo deve fare lo Stato. Certo, la lotta contro i truffatori va fatta assolutamente, bene che sia, i ladri vanno messi dentro, ma la contemporaneità dell'annuncio dei maxi sequestri nei bonus edilizi, devo dire, non nei bonus dell'efficienza energetica, quindi tutto sulle facciate, che noi precisiamo abbiamo sempre attaccato. Sì, sempre, vero? Sempre. Ecco, quindi il coordinamento qui ha fatto documenti contro, ufficiali, ecco, sì, quindi sì. Ufficiali, così evitiamo questioni. Però la contemporaneità del dibattito ieri alla Camera, con l'ennesimo attacco del nostro Presidente del Consiglio, usando ancora gli stessi argomenti, la dice lunga su quanto tutto questo abbia creato evidentemente una si stanno muovendo i carri armati, ecco. Sì, è quello. Infatti, ma adesso io conto, però, come già è stato fatto in questi primi quattro mesi di governo, queste retromarce. Io conto che questa retromarcia su questi strumenti sia assolutamente necessaria, e magari studiando un po' cercare di capire come migliorarlo, perché per esempio il discorso di privilegiare intanto le classi basse, no? E poi man mano progressivamente le altre classi, e soprattutto quelli più meno abbienti, quelli che hanno proprio la necessità, il patrimonio pubblico sociale. Questa è un'occasione d'oro per poter veramente... Risalutiamo il nostro Presidente. Ciao GB, salutiamo GB che come al solito viaggia come il vento tra uno stand e l'altro. Fino alle 8, Sì, sei in giro. Io a quest'ora sarei già stramazzato più volte. Bene, ne siamo orgogliosi e felici. Quindi noi possiamo, l'operazione ad esempio europea la direttiva sul miglioramento energetico delle abitazioni ci deve spingere sempre di più come coordinamento a diventare un coordinamento complessivo, cioè di non solo energie rinnovabili, ma di davvero valorizzare sempre di più il concetto di efficienza energetica, mettere insieme, diciamo, mondi differenti, proprio perché la battaglia per la decarbonizzazione del paese si vince in tutte e due le direzioni, anche perché tu nasci come presidente di AICAR. Sì, però adesso è il momento cruciale dell'efficienza energetica. Allora, l'Europa ha sempre detto, da 20 anni a questa parte, dalla prima direttiva del 2001, che è energy efficiency first, cioè la prima cosa è l'efficienza energetica. L'Italia questo messaggio l'ha recepito, tant'è vero che l'esperienza sugli eco bonus italiani è importante, e qualche anno fa l'Italia era ai primi posti per quanto riguarda questo parametro che si chiama intensità energetica, cioè la capacità di utilizzare bene ogni euro di PIL in termini di efficienza energetica. Ora questa posizione che avevamo apicale sta diventando sempre più bassa, cosa che si è verificata negli ultimi 4-5 anni. Una volta che finalmente si stava ricominciando a far tesoro anche di tutti i soldi spesi, ci sono tanti soldi che l'Italia ha speso su questo. L'Enea certifica ogni anno tutti gli interventi, e è vero che stanno diminuendo, ma ci sono stati degli anni molto importanti. Guardate anche la situazione della cogenerazione, che poi si interseca con 3.000 altre situazioni, certo, che noi teniamo sott'occhio. Domani mattina qui, proprio qui a Kia Energy, presentiamo un appello al governo a favore della cogenerazione, perché la cogenerazione è stata totalmente trascurata, le potenzialità della cogenerazione. Se immaginate che la metà della generazione elettrica oggi in Italia è fatta con sistemi cogenerativi, se tu non li guardi un po', non li controlli, non li incentivi, non li segui, succederà un grande casotto. Quindi pure quella è efficienza energetica. Tra le altre cose, la cogenerazione si gioca anche la partita dell'autonomia sempre più efficiente di tutte le comunità energetiche future. Cioè, nella nostra idea,
credo che di cui abbiamo parlato più volte, dovremmo diventare noi paladini dello spostamento del concetto di capacity market non solo sulle grandi strutture, ma di mettere in lavorazione le tante piccole cogenerazioni, piccole per modo di dire ovviamente, ma che è in maniera tale che se la comunità energetica del posto X entra in crisi in quel momento, già in quella diciamo rete di bassa tensione immediatamente possiamo produrre, chiamando i cogeneratori presenti, certo, in produzione anche di fronte, a quindi sopperire questa importantissima defiance della rete delle rinnovabili non programmabili. È proprio questo il discorso. Sulla cogenerazione è importante puntare, naturalmente meglio la cogenerazione alimentata da fonti rinnovabili, su questo ovviamente meglio a, meglio a biometano a metano e via discorrendo. Comunque diciamo questo, sulla cogenerazione c'è l'altro corno dell'efficienza energetica, perché fare cogenerazione significa fare applicare un sistema di efficienza energetica. Strano che proprio in maniera concomitante in questo momento, in questo paese, ci sia una crisi su tutti e due gli aspetti. Non ce lo possiamo permettere, perché come dicevi tu, la partita della decarbonizzazione si gioca con tutti insieme, tutte le varie fonti energetiche, tutte le fonti rinnovabili energetiche, tutte le varie tecnologie, ma anche l'efficienza energetica. Quindi da questo punto di vista il coordinamento free, hai ragione pure tu, perché c'è una parte preponderante che va sulle rinnovabili, invece bisogna insistere anche noi, perché poi alla fine i risultati sono questi e quindi non vanno bene. Perché alla fine il petrolio che consumiamo in gran parte serve al calore, non tanto alla produzione di energia elettrica. Esattamente, esattamente questo. E poi l'ultima nota prima di chiudere è quella lì delle comunità energetiche. Questo decreto che è uscito non cita per niente la parte termica, della valorizzazione dell'autoconsumo termico. Quindi che razza di comunità dell'energia è? Tutta sta roba qui nella comunità dell'energia non c'è. C'è comunque perché ti inventi una cosa, ma non è incentivata. E quindi è un'altra di quelle battaglie che occorre fare. Perché una comunità energetica senza la parte termica, senza la parte dell'accumulo, lo storage, quello domestico per esempio, così, senza le pompe di calore, pompe di calore e senza il demand response fatto bene, non è una comunità energetica, è come andare sulla tua strada con la macchina col freno tirato. Certo, abbiamo la possibilità di fare una rivoluzione, anche di superare i blocchi legati ai concetti di super bonus, è l'ultima domanda che ti faccio, perché è un concetto secondo me rilevante. Noi dovremmo provare a muovere il concetto che le istituzioni, anche le regioni che si erano impegnate a comprare i crediti fiscali, poi il governo li ha bloccati, ma che si muovessero a creare fondi di garanzia per consentire l'accesso al credito anche di coloro che sono in grande difficoltà e che possono ripagarsi gli investimenti, comunità energetica, in efficienza energetica, anche per tutte le loro abitazioni, ovviamente diciamo risparmiando sulla bolletta e quindi pagando la quota capitaria con quel risparmio. Io credo che il coordinamento free, anche con degli incontri programmati, è una proposta che ti faccio, di quello che pensi, non voglio ovviamente forzare in nessun modo una discussione al nostro interno, però in questi giorni ci sto riflettendo, che chieda l'incontro ad alcuni presidenti di regione per sollecitare questa soluzione, e secondo me potremmo dare la stura a un altro bel cambiamento, come già era avvenuto con la cessione dei crediti. È una buonissima idea, perché le regioni hanno delle capacità di poter prendere delle decisioni, quindi bypassando anche un discorso generale che magari ha delle lacune, noi potremmo veramente andare a, magari con degli esempi pratici, magari facendo vedere che cosa significa, magari facendo due conti e sempre dicendo che è rivolta alla cittadinanza, magari quella che ne ha più bisogno, eccetera. Insomma, ci sono cose da fare. Questo è un momento comunque troppo importante per l'energia, per lo sviluppo del nuovo modello energetico e per la necessità di cambiare completamente quello vecchio, completamente.
Bene, grazie Livio, grazie della partecipazione. Noi proseguiamo, diciamo, a utilizzare insieme con Giga e con le altre associazioni, c'era qui Cristian Curlisi e altri del nostro mondo, abbiamo visto Paolo Picco, eccetera. Questo è un po' un luogo in cui ci confrontiamo, va bene? E l'efficienza energetica. Grazie Livio. Arrivederci. Ciao. Bene, come avete visto, per noi qui questa è la fiera, vedi, piena di sorprese. Qui abbiamo il prode. Venga con me. Venga qua, dottor Pietro Cambi. Vi presento questo personaggio che ultimamente non l'avevo mai fatto. È venuto a Bruxelles con noi, ma lui è l'autore, diciamo, del primo cinquino elettrico di cui è stato fatto il revamping elettrico in Italia, vero? 15 anni fa fu il primo veicolo con le batterie al litio a circolare su strada in Italia, quindi era uno strano ircocervo, un animale mitologico per metà arcaico e per metà modernissimo. E è uno dei rari casi in cui la famosa democrazia dal basso è esistita, perché alla fine da un piccolo gruppo di persone abbiamo creato, come dire, elementi di pressione politici che hanno portato prima all'introduzione nazionale del retrofit elettrico con una legge e poi decreti attuativi. Se siamo fortunati, tra un pochino viene anche quello che ha portato poi questo retrofit elettrico a esistere, si spera, per il futuro in Italia, visto che l'abbiamo inventato noi e altri paesi ci hanno seguito. Speriamo che ci possa essere anche da noi un seguito, perché se sulle auto ormai diciamo che è una questione di nicchia, resta ancora aperto tutto il mondo dei veicoli pesanti, del trasporto pubblico, che per metà dovrà essere rinnovato. Rinnovato sperabilmente elettrico, i soldi non ci sono, il retrofit degli autobus Euro 3 che hanno ancora a metà vita davanti potrebbe essere... Il retrofit fa la differenza, come diciamo da anni, perché? Perché noi bisogna stare attenti, per decarbonizzare il pianeta bisogna tener conto che dobbiamo produrre anche meno energia nel complesso, perché è evidente che non è che i pannelli solari si fanno con gli ovini Kinder, voglio dire, no? Con la cioccolata, si fanno con strumenti e con energia, consumando energia, quindi è tutto un meccanismo che si dà mano per fare un cambiamento reale. Quindi grazie a Pietro che l'abbiamo incontrato qui, ovviamente lui è protagonista di molte altre situazioni importanti, ma vogliamo fare dirette non troppo lunghe e quindi ti ringraziamo. E ovviamente, tra le altre cose, lo dico io, ha realizzato e è attore di alcuni campi fotovoltaici di cui è in società, e in più sta lavorando nel movimento delle comunità energetiche, quindi, come dire, ecco, lobby, vero? Iniziativa, sì, cittadini, sì, per l'Italia rinnovata. Italia, lo studio del picco del petrolio, usciremo con un documento che parlerà di come arrivare al 100% di rinnovabili con una scala di dettaglio che finora non esiste, magari ne riparleremo anche con Fabio quando saremo pronti. Sarà interessante perché potremo dare un futuro, se lo vorranno, anche agli arcinemici attuali delle rinnovabili, che in realtà potrebbero ritagliarsi un percorso di uscita. Intanto vi ricordatevi che tra il 3 al 6 maggio c'è Ecofuturo Festival, chi non viene davvero è davvero, noi gli manderemo una fatwa, un poi gli manderemo anche degli accidempoli e poi e altre, diciamo, forme di minaccia grave, gravissima e impellente. E ovviamente qua stiamo con tutta la nostra fiera virtuale, quindi scaricatevi l'app, questi sono i QR per scaricarsi l'app, sia per iOS che per Android, e entrate nella nostra fiera in realtà virtuale, va bene? Vi aspettiamo, ciao, grazie Elena.